ci sarebbe stata una forte polemica nei confronti di Giulia De Bellis all'interno di questo Grande Fratello Vip. Infatti Giulia avrebbe fatto delle dichiarazioni a proposito dell'AIDS, la malattia che colpisce alcune persone nel nostro pianeta Terra e che è la sindrome della immunodeficienza acquisita. In particolare Simona Izzo avrebbe parlato di una sua amica che sarebbe morta per AIDS. E quindi la bella Giulia De Bellis avrebbe fatto un'affermazione proprio a proposito di questo fatto e avrebbe detto di stare appunto attenta alle bottigliette, dimostrando però che insomma ci sarebbe secondo me non tanta informazione. Infatti ricordo a tutti, in particolar modo e specie a Giulia De Bellis, che l'AIDS non si attacca tramite la saliva, non basta un bacio per attaccare questa malattia, perché il virus è presente nella saliva ma in quantità infinitesimali, che significa infinitesimali? In quantità piccolissime, quindi non riesce a, per così dire, contagiare un'altra persona, pur essendo comunque presente in questo liquido biologico. Ma la quantità di virus e quello che potenzialmente può infettare è per esempio lo sperma dell'uomo, i liquidi vaginali della donna, il latte materno e ovviamente il sangue. Il sangue è probabilmente ad oggi la via più sicura per trasmettere questo potente virus. Un virus che però non deve mettere troppa preoccupazione, perché è vero che ci si può ammalare, ma è anche vero che prendendo gli antiretrovirali una persona ha un'aspettativa di vita più lunga e non si va in AIDS, quindi malattia conclamata. Dico alla bella, brava e simpatica Simona Izzo che probabilmente la tua amica non è morta per AIDS, è morta molto probabilmente per la malattia che ha sviluppato in seguito al contagio da AIDS, quindi è passata molto probabilmente dallo stato di HIV, quindi di virus che circola nel sangue, fino ad arrivare alla distruzione quasi completa del sistema immunitario. E ti ricordo e vi ricordo che provocando la distruzione quasi completa del sistema immunitario, una persona sviluppa con molta, molta, molta facilità piccoli tumori, ma anche diverse altre malattie, arrivando alla morte, proprio perché l'organismo umano non riesce più a guarire, non riesce più a far fronte a quella malattia che purtroppo viene a svilupparsi, che può essere anche la malattia più banale, tra virgolette, del mondo, ma per un organismo ampiamente compromesso, quindi immunodepresso, la malattia anche più semplice, più banale, può addirittura provocare la morte. Beh, questo sarebbe quanto. Chiaramente non ce l'ho contro Giulia De Bellis, non ce l'ho contro Simona Izzo. Io ho specificato che questo è quello che vi posso dire, anche perché ho studiato molto bene il mondo dell'HIV e dell'AIDS. Quindi questo è quanto. Se in tale video fossero presenti delle inesattezze, me ne scuso, in quanto chi vi parla non è un giornalista, quindi escludo su di me eventuali responsabilità di qualsiasi natura. Questo video vuole solo informare eventuali persone, grande stima nei confronti di comunque Giulia De Bellis, anche della bravissima e simpatica Simona Izzo, e vi dico una cosa, essere malati di HIV oggi non è più una condanna a morte. Prendendo giornalmente, quindi ogni giorno, gli antiretrovirali, i farmaci in questione, si rimane nella fase di HIV, non si va nella fase di AIDS. Grazie, che è la fase conclamata della malattia. Grazie, cordiali saluti e a presto.